Anto, io non parlo con te. Perché no? Non voglio parlare con te. Allontanati. Perché mi stai evitando? Non voglio parlare con te oggi. Ok, forse ho capito. Adesso sei solamente arrabbiato e quindi stai inventando solamente scuse. Addio. Allontanati. Non ti voglio più vedere, Vinci. Non ti voglio più vedere. Motivo? Lo sapevo. Anto, posso dirti una cosa? No. Oggi? Non puoi parlare con me, non puoi parlare con me. Dai, smettila. Sai perché? No, dimmelo tu. Allora, ti dico la verità. Sono molto arrabbiato perché oggi voglio fare qualcosa di speciale. Non voglio fare sempre le stesse cose. Ascoltami. Voglio fare qualcosa di speciale. Io stavo per dirti proprio questo. Cosa stavi per dirmi? Che oggi voglio fare qualcosa di speciale, quindi... Oggi? Okay. Andiamo d'accordo? Sì, facciamo qualcosa di speciale insieme? Sì. Ma cosa? Ok, questo sì che è un problema. Facciamo una challenge, facciamo una challenge. Che tipo di challenge? A me piacciono tantissimo le challenge. Allora? Mi è venuta un'idea. Cosa hai in mente? Vai su quell'altalena. Ok. E l'ultimo che scende dall'altalena vince. Beh, io amo tantissimo l'altalena, quindi per me non sarà un problema. Vai. Mi siedo su quest'altalena. Il primo che scende dall'altalena perde. Sarai tu a scendere per primo. No, sarai tu il primo a scendere dall'altalena. No, mai. Io non scenderò mai da quest'altalena. Sappilo, neanch'io. È troppo veloce. Ah, c'è un insetto gigante lì. Oh, un insetto gigante. Che c'è, Vince? Hai perso la challenge. Eh sì, sei proprio sceso dall'altalena. Mi hai fatto scendere dall'altalena? Io pensavo che ci fosse un insetto gigante lì. Io non ho fatto niente, ti ho solamente allarmato. Sei stato tu a scendere dall'altalena. Quindi che ci fosse un insetto gigante. Questo vuol dire che ho vinto la challenge, ok? Non è stato divertente, sei d'accordo? Dobbiamo fare qualcosa di... No, dobbiamo... Sul serio? Sono molto arrabbiato! Mi hai fatto perdere! Diavoletti, Vinci, mi ha fatto perdere! Ma io non mi stavo divertendo affatto, quindi dobbiamo fare qualcosa di molto più eccitante, di molto più bello, di molto più terrificante, Vinci? Di molto più interessante. Vinci? Direi qualcosa Vinci? Veramente di particolare. Guardami bene! Ti odio! Ok. Vuoi una battaglia? E battaglia sia! Prendi questa! Vinci! L'hai voluto tu? Siamo pari. Io ho colpito te e tu hai colpito me. Basta. Adesso facciamo qualcosa di molto interessante e molto particolare che di solito non si fa. Cioè, qualcosa di molto speciale. Qualcosa che nessuno ha mai fatto prima d'ora. Ad esempio, lanciarsi in piscina in pieno inverno. No. Io non voglio andare in piscina. Non voglio andare in piscina. Ok, quindi questo vuol dire che oggi non faremo nulla di speciale? No. Ma io mi annoio. E poi sei tu a dire sempre, oggi voglio fare qualcosa di speciale. Vinci, basta, non voglio fare nulla di speciale. Voglio stare qui seduto e voglio rilassarmi. Ok. Tanto mi annoio troppo oggi. Per favore, facciamo qualcosa di molto speciale. Saltiamo sui cuscini? Anzi, questo sì che è interessante. Vinci, scendi dai cuscini, scendi dai cuscini. Non vuoi fare proprio niente oggi. Io voglio rilassarmi qui. Ok. Anto? Anto? C'è un orso dietro di te! Un orso? Un orso! Ma io stavo solamente scherzando per farti alzare. Vinci! Mi hai fatto rompere anche la sedia! Ok, l'hai presa troppo sul serio. Ma questo significa che adesso faremo qualcosa di molto speciale? Perché ti sei alzato, quindi adesso non vuoi più rilassarti, non è così? Vinci? Facciamo qualcosa di molto speciale? Vinci, ma vuoi fare sempre qualcosa di speciale? E ti ricordo, ricordo a tutti i diavoletti che il 13 novembre è il compleanno del nostro cagnolino. Quindi dobbiamo preparare qualcosa di molto speciale e a sorpresa. Sì, organizzeremo una festa a sorpresa al nostro cagnolino. Il nostro cagnolino si emozionerà tantissimo, che carino, già immagino la sua reazione. Ma adesso non è ancora il 13 novembre, quindi oggi è oggi e dobbiamo fare qualcosa di molto speciale. Cioè Vinci, andare nella foresta. Ma cosa succede nella piscina? Non lo so, ma è interessante. Vedo qualcosa di strano nella piscina, Diavoletti. Qualcosa che non è mai successo prima d'ora. No, Diavoletti, sta succedendo qualcosa di strano in piscina.
Volete guardare? Volete guardare? Sta succedendo qualcosa di strano nella piscina? Tanto che cos'è? Non abbiamo mai visto nulla del genere. No, Vinci, ma che cos'è? Ok, che cos'è? Sembra si nasconda qualcuno in piscina. Diavoletti, cosa succede nella piscina? Forse devi lanciarti a capirlo? No, Vinci, io non mi lancerò mai in questa piscina. Beh, allora allontaniamoci perché sembra molto misterioso e terrificante. Tanto chi si nasconde in piscina? Non lo so, sta succedendo qualcosa in piscina, sta succedendo qualcosa in piscina. Qualcosa che non è mai successo prima d'ora, cioè è interessante perché adesso stiamo per fare qualcosa di molto speciale che nessuno ha mai fatto prima d'ora, ma allo stesso tempo è molto terrificante perché Vinci, potrebbe essere un mostro. È spaventoso perché da quella molto piscina potrebbe uscire un mostro. Ok, questo sì che è molto spaventoso. Vinci? Sta succedendo qualcosa di strano in piscina? Diavoletti, sta succedendo qualcosa di stranissimo! Adesso. Ok, vado a controllare. No, Vinci, no, Vinci, non andare a controllare, per favore! È la nostra villa, dobbiamo tutelare la nostra piscina, quindi adesso forza e coraggio e andiamo a controllare la nostra piscina. Vinci, se da quella piscina uscisse un mostro, io sarei molto spaventato! Cosa? Vinci? Sta succedendo qualcosa di strano di nuovo? Adesso molto più che strano. Cosa? Ma sembra una magia. Vinci? Ma perché? Perché l'acqua sta uscendo dalla piscina? Non lo so. Si è formata una bolla? Oh, è una bolla magica. Oh, che bello, la nostra piscina sta facendo le bollicine. Andiamo Vinci? A scoppiarne una. Vinci, no, no, non avvicinarti, sarebbe perché troppo no? pericoloso. Sono bollicine. Vinci, ok. Basta, diavoletti, avete visto tutti quanti, con i vostri occhi avete visto tutti quanti che la nostra piscina sta creando bollicine di sapone per essere scoppiate. Puff, puff, no, puff. No, 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 Vinci, vieni qui. Che vieni succede? Qui. La situazione è molto più seria. Cos'è che non ho capito? Vinci, allora ti spiego io, spiego io. Sta succedendo qualcosa di magico nella nostra piscina e non si sa che cos'è. Vinci? Ma perché adesso la bolla è diventata nera? L'acqua adesso... è diventata nera? Diavoletti, l'acqua è diventata nera? Ok, la piscina è molto strana oggi, che sì. ne dici? Torniamo dentro a casa? Buona idea. Vieni! Vinci, vieni, corri! Ok. Tanto cosa sta succedendo? Spiegami perché non ho capito niente. Vinci? Restiamo dentro casa, che è meglio. Ma cosa sta succedendo? C'è per caso un mago? Oppure la nostra piscina sta diventando una piscina magica? E se ci buttassimo in piscina, magari ci potremmo Vinci, trasformare in una fata? Adesso basta. Chi c'è? Non pensare più a nulla. Guardiamo la televisione. Ma io non ho voglia. Voglio capire cosa sta succedendo lì fuori. Dai, Vinci, guardiamo un po' la TV. No, non ci sto. Vado lì fuori. Ok. Pausa! Di subito stop, pausa. No, non puoi uscire lì fuori. Sarebbe troppo pericoloso per te, Vinci. Lasciami uscire lì fuori. Io voglio che tu stia sicuro. Io non voglio guardare la TV. È molto più interessante quello che sta succedendo lì fuori. Vinci, io non dirò mai stop, pausa. Non ti farò mai uscire lì fuori. È troppo pericoloso. Lasciami uscire. Ok, hai ragione. Dobbiamo scoprire il mistero che si cela dietro la piscina. Quindi, stop, pausa. Finalmente l'hai capito. Ok, diavoletti, adesso usciremo da questa casa e andremo a controllare cosa sta succedendo in piscina. Questo è il mio anto. Andiamo. Ok, Vinci, dammi la mano, per favore. Diavoletti, cosa succederà? Non lo so. Quella bolla è diventata anche nera. Dalla piscina potrebbe fuoriuscire una strega. Oppure peggio ancora, un drago? Un pesce gigante? Oh no. Ok, diavoletti, non avete ansia? Cosa succede in piscina? Si sta anche avvicinando Halloween. Andiamo. Andiamo, usciamo fuori. Vieni. Ok. Diavoletti? Cosa sta succedendo? Cosa? Vinci, te l'avevo detto di non uscire. È stata una pessima idea. Vinci, io te l'avevo detto di non uscire. Cosa succede? Non lo so, ma sembra qualcosa di molto magico e terrificante. Shh. È un pesce gigante? Questa è casa nostra, non puoi mica scappare. Dobbiamo trovare una soluzione, non possiamo scappare. Ehi tu,
Hai una soluzione? Vinci, gli insetti non parlano. Ok, ma magari potrebbero aiutarti. Vinci, è un pesce gigante. Oh, è nella nostra villa. Diavoletti, c'è un pesce gigante nella nostra villa. Diavoletti, il pesce gigante sta girando per tutta la nostra villa. Ok, Vinci, dobbiamo riflettere. Cosa può far allontanare un pesce gigante dalla nostra villa? Quel pesce non è un pesce normale. Quel pesce non è un pesce normale. È un pesce gigante. Mostro. Tanto, riflettiamo. Cosa può far mai allontanare un pesce gigante dalla nostra villa? Secondo me... No, Anto, ai pesci piace l'acqua, cosa fai? Possiamo allontanare questo pesce gigante con l'acqua! No, no, lo farai solo diventare più forte! Hai ragione! Oh, ai pesci piace tantissimo l'acqua! Esatto! Ok, dobbiamo riflettere. Michi, cosa Michi, può essere? Si sta avvicinando! Ah! Ah! Aiuto! Scappa! Ok... Ok, aspetta. Che fai? Vai! No, no, Non l'hai neanche colpito! Aiuto! C'è un pesce gigante nella nostra villa! Vinci! Ok. Ok, dobbiamo riflettere. Cosa può far mai allontanare un pesce gigante dalla nostra villa? Vinci, è successo qualcosa di strano? Visto che si sta avvicinando Halloween, secondo me... È successo Ci qualcosa sono. Di strano? Ci sono! Dimmi. Ho una soluzione. Dimmi. Aspettami qui. Ok, dobbiamo fare attenzione. Ecco la soluzione. Che dici? Perché i pesci hanno paura degli squali, quindi secondo me avvicinandoci a quel pesce gigante con questo potremmo spaventarlo. Hai ragione, i pesci hanno paura degli squali. Avviciniamoci. Ok, sarà un'ottima idea. Diavoletti, o forse una pessima idea. Il pesce gigante ci mangerà? Oppure si allontanerà appena vedrà lo squalo? Speriamo la seconda che hai detto. Ehi, pesce gigante! Ah, c'è uno squalo! Vinci! No, no! Non ho paura, Vinci! Non ho paura! Il pesce gigante non ha paura! Perché secondo me il pesce gigante ha capito Vinci. Che questo è uno squalo giocattolo, semplice. Vinci! Ok. Oggi stanno succedendo delle cose molto strane! Adesso Vieni che con c'è? Me. Vieni con me! Ok. Strega mi è familiare. Diavoletti, quella è la strega che ci sta perseguitando. Ehi, strega, come facciamo a sconfiggere questo pesce gigante? Per sconfiggere il pesce gigante dovete riuscire a spegnere questa fiamma accanto a me. Dobbiamo riuscire a spegnere quella fiamma? Beh, prendiamo dell'acqua. Vinci, non si spegne con l'acqua, sarebbe troppo facile. E come? Il pesce gigante andrà via solo se quella fiamma sarà spenta. In che modo? Se volete spegnere questa fiamma e sconfiggere il pesce, dovete trovare le tre creature magiche di Halloween. Una mummia, un mostro vampiro e un pegaso. Cosa? Buona fortuna. È impossibile. Ce la farete? Se vogliamo spegnere quella fiamma, se vogliamo sconfiggere il pesce gigante, dobbiamo trovare le tre creature magiche di Halloween. E quali sono queste creature? La mummia? Il mostro vampiro? E il Pegaso? Il Pegaso che cos'è? Vinci, questo cavallo è molto raro da trovare, io non l'ho mai visto. Lo sai che quando ho paura mi viene da starnutire? Ok, diavoletti, adesso dobbiamo trovare le tre creature magiche. La mummia, il mostro vampiro e il Pegaso. Magari una di loro si trova su quest'albero. Vinci, aspetta! E appena troveremo queste tre creature, la fiamma si spegnerà e quel pesce gigante sparirà. Adesso il pesce gigante è lì, Vinci. È tutto chiaro. Ok, dobbiamo sconfiggere quel pesce gigante. Iniziamo la ricerca. Sì, ok Vinci. Io vado a cercare la mummia, tu vai a cercare il Pegaso, ok? Il Pegaso? Perché a me la creatura più rara da trovare? Vinci, vai a cercare il Pegaso, facciamo più velocemente. Oppure quel pesce gigante distruggerà tutta la nostra villa. E si impadronirà di tutto. Ok, Pegaso, sei su quest'albero, non è così? Ok, dobbiamo controllare molto bene. No, nessun cavallo alato qui. Ok, dobbiamo controllare dove mai potrebbe essere un cavallo alato. Ma certo, non c'è posto migliore del cielo. Ok, vedete un cavallo alato? Vedete un Pegaso voi? Vedete un cavallo alato? Ok, diavoletti, Vinci sta continuando a cercare il Pegaso, mentre io devo cercare la mummia. Questa è la mia missione. Ok, ma appena troveremo queste tre creature, la mummia, il Pegaso e il mostro vampiro, il pesce gigante andrà via. Ok, continuiamo con la ricerca. Venite con me.
Allora, qual è il posto più perfetto per cercare una mummia? Ovviamente, sotto il terreno. Diavoletti, secondo me sotto il terreno si nasconde la mummia. Ma perché non c'è nulla qui? Ci sono solo sassolini. Solo sassolini, ma la mummia non c'è qui. Diavoletti, e se la mummia non fosse sotto il terreno? Controlliamo molto bene. Controlliamo qui. Forse la mummia si nasconde sotto il terreno. No. Solo sassi, solo sassi. Ah, che cos'è? Abbiamo trovato una maschera molto strana di Halloween. Ok. Lasciamola qui. Io non la faccio entrare in casa nostra, quella maschera. Ok. Mummia, sei sotto il terreno? Diavoletti, dobbiamo trovare la mummia! Dobbiamo trovare la mummia! Dobbiamo sconfiggere quel pesce gigante! Mummia, sei qui sotto! No! Ok, mi arrendo! Mi arrendo! La mummia non è sotto il terreno! La mummia non è qui sotto! Non c'è nulla qui sotto! Ok, mi è venuta un'idea! Mi è venuta un'ideona! Sapete, vero, che la mummia è avvolta di carta? Sì! Quindi secondo me devo andare a controllare in bagno, perché in bagno c'è la carta igienica. Eh sì, è un'ottima idea! Ok, andiamo a controllare in bagno, dove c'è la carta igienica. Magari si nasconde la mummia. Andiamo! Ok, andiamo subito a cercare la mummia. Andiamo in bagno, diavoletti? Io ho veramente paura. E se la mummia... se la mummia mi attaccasse? Oh no, le mummie sono veramente molto pericolose. Ok, mummia, sei sotto il cuscino? No, non c'è nessuno sotto il cuscino. Ok, mummia, sei seduta qui? No, non c'è nessuno su questa sedia. Ok, mummia... diavoletti, non avete paura di controllare in bagno? Non avete paura di controllare in bagno? Io sì, ho molta paura. Controlliamo qui. No, qui c'è solo la corrente. Non c'è nessuna mummia qui dentro. Ok, ah! Oh, queste sono delle zucche di Halloween. Oh, ok. Forse la mummia si nasconde nell'armadio? La mummia si nasconde nell'armadio! Non c'è nulla nell'armadio. Nulla di nulla. Ok. Se la mummia non è nell'armadio, allora si nasconde in bagno. Ok, questa è la porta del bagno e questa è la porta della stanza da letto. Andiamo prima nella stanza da letto. No, nella stanza da letto non c'è nessuna mummia. Andiamo a controllare dietro la tenda. Forse dietro la tenda c'è una mummia? Fatemi compagnia, ho veramente paura. Ok, ok. Ah! No. Non c'è nessuna mummia dietro la tenda. Ok. Ok, diavoletti. L'ultima stanza che ci resta è proprio il bagno. Proprio come pensavo. Cosa? Ma perché? In bagno c'è la carta igienica? Oh no. Non è che questa è la carta della mummia? Non è che questa è la carta della mummia? E la mummia si nasconde in bagno? Restate con me, restate con me. Apriamo la porta. Ah! Ok, ciao ciao mummia. Ti ho trovato. Adesso che ti ho trovato posso anche chiudere la porta. Addio. No! Ok, la mummia è proprio qui dentro. È proprio dentro il bagno. Corriamo subito da Vinci. Corriamo subito da Vinci. Abbiamo trovato la prima creatura. Sì, abbiamo trovato la mummia. Ma il pesce gigante... sta distruggendo tutta la villa? Sta distruggendo tutta la villa? Il pesce gigante sta distruggendo tutto! Dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci! Oh, nessuna traccia di quel cavallo! Cosa? Oh no, diavoletti! Quel pesce gigante sta distruggendo tutto! Rimettiamo subito a posto! Ok. Oh no, devo trovare quel Pegaso! Dove sarà mai? Ok, non abbiamo controllato la zona del campo, quindi andiamo lì e... se non fosse neanche lì? Oh no, quello sì che sarebbe un problema. Ok. Pegaso! Ehi! Pegaso! Oh, oh no! Oh, diavoletti, quel pesce gigante mi sta spruzzando dell'acqua! Quello sì che è un pesce magico!
Ok, dobbiamo sbrigarci. Dov'è quel cavallo alato? Cosa? Wow, è bellissimo. Non ci posso credere. Ho trovato la mummia! Tanto, guarda! Wow! Vinci, è un sogno? Ma... sembra un sogno. Ma è venuto da te? Perché è venuto proprio da te? Non lo so, ma l'importante è che hai trovato la seconda creatura magica, no? Vinci? Ma questo cavallo è bellissimo. Io ti voglio avvisare che ho trovato la mummia. Ho trovato la mummia, si trova proprio nel bagno. Nel bagno? Sì, okay. Io non andrò mai più in bagno. Ma questo significa che dobbiamo trovare la terza creatura? Sì. Terza e ultima creatura? Vinci, adesso prima di andare a cercare la prossima creatura, accarezziamo il cavallo. Sì, accarezziamo il Pegaso. Anche se dobbiamo muoverci perché il pesce gigante sta distruggendo tutta la villa, hai visto? Andiamo. Ciao Pegaso, posso accarezzarti? Ok Vinci, meglio di no, meglio non accarezzare questo Pegaso. Lasciami accarezzare quel Pegaso, è molto Vinci, carino, io ci vado. Potrebbe darti un morso, vieni. Oh, wow, sembra. Vinci? Ancora lì. Il pesce gigante è ancora nella nostra villa. Ok, non possiamo più perdere tempo. No. Non è un sogno, questo non è un sogno. E la realtà è quel pesce sta distruggendo tutta la nostra villa. Sì. E mi ha spruzzato dell'acqua, lo sai? Anche a me. Oh, hai visto? Quindi dobbiamo muoverci. Terza creatura. Terza mostro creatura. Mostro vampiro. Vai, controlla sul tetto. Vedi qualcosa sul tetto? No. Vinci? Andiamo a controllare nel campo. Andiamo a controllare nel campo. Forse il mostro vampiro si nasconde nel campo. Almeno spero, perché quel pesce gigante sta distruggendo tutto. Oh, dobbiamo muoverci. Dobbiamo scacciare via quel pesce gigante. Il mostro vampiro! No, è soltanto la palla. Come puoi aver scambiato una palla con un mostro vampiro? Non capisco. Vinci, mi sto scocciando, ma perché capita sempre tutto a noi? Ok Vinci, dobbiamo trovare il mostro vampiro. Ma sai che è pericoloso, vero? Il mostro vampiro potrebbe morderci. Lo e so. Noi potremmo trasformarci in un vampiro. Oh no, questo sì che è molto spaventoso, ma... Mostro vampiro, dove sei? Diavoletti, venite a controllare nella foresta. Forse lì si trova il mostro vampiro. Diavoletti, vedete? Vedete qualcuno? Vedete il mostro vampiro nella foresta? Dobbiamo muoverci perché il pesce gigante sta distruggendo tutta la nostra villa. Mostro vampiro! Il mostro vampiro! È soltanto una foglia. Non è il mostro vampiro. Ok, Vinci. Continuiamo a cercare. Vinci, non mollare, non mollare! C'è un pesce gigante nella nostra villa! Lo so, ma non c'è nessuna traccia del mostro vampiro. E fra poco, quel pesce gigante farà arrivare uno tsunami qui! Oh no, hai proprio ragione. Da dove iniziamo? Vinci, qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. No, neanche qui. Diavoletti, se vedete qualche traccia, avvisateci. Mostro vampiro, dove sei? Vinci, dobbiamo muoverci, il pesce... Che c'è? Cosa? Che cos'è? Vinci, è sangue. Oh no. Oh no, questo sì che è un mega indizio. Diavoletti, perché qui c'è del sangue? Ok, dobbiamo seguire queste tracce? Sì. Ok, seguiamo queste tracce. Magari andando sempre avanti si trova il mostro vampiro. Vinci, cosa hai visto? Vinci! Oh no, diavoletti, ecco il mostro vampiro! Si sta avvicinando. Okay. Vinci, io te l'avevo detto, siamo in pericolo. Adesso quel mostro vampiro potrebbe morderci. E noi potremo trasformarci in vampiri, ma adesso ci allontaneremo. Vinci! Si è avvicinato sempre di più. Diavoletti, io non voglio trasformarmi in un vampiro. Neanch'io. Oh, Come dobbiamo fare? Ciao, ciao. Che bei denti. Hai visto i denti appuntiti? Sì, è proprio un mostro vampiro. Ok, scappiamo. Adesso, okay. Adesso abbiamo trovato le tre creature. Abbiamo trovato le tre creature. Quindi quel pesce sarebbe dovuto sparire? Ok, andiamo a controllare. Andiamo. La fiamma si è spenta? Diavoletti, la fiamma si è spenta! Quindi questo significa che... Il pesce gigante è andato via! Non è da nessuna parte, controlla tutti gli angoli. Vieni, amici, vieni! No, non c'è nulla. Diavoletti! Guardate! Nessun pesce gigante, nessuna bolla magica molto strana? No, non c'è nessun pesce gigante. La piscina è diventata come prima? Wow! Sì, ce l'abbiamo fatta! Adesso possiamo tornare a fare un bagno in piscina normalmente! E
fai? Il pesce gigante è andato via, il pesce gigante è andato via. La nostra villa è tornata alla normalità. Guardate, nella piscina non c'è nulla di strano. Chissà cosa sarebbe successo se non avessimo trovato le tre creature. Secondo te? Il pesce avrebbe distrutto tutta la villa. Oh no. Non è finita qui.